Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Que sur sunt sunt sapite, non que su per terra. Cercate le cose di lassù, non le cose della terra. E oggi, cari fratelli, la domenica nell'ottava dell'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo, giovedì scorso, abbiamo festeggiato questa bella, importante festa cristiana nella quale celebriamo il trionfo di nostro Signore Gesù Cristo, il quale dopo 40 giorni, come aveva detto, dopo la sua resurrezione, il giorno di Pasqua, sale in cielo glorioso e va a sedersi alla destra del Padre. Ebbene, questa festa e il periodo liturgico nel quale ci troviamo ci deve far meditare proprio sul pensiero del paradiso, sul desiderio del cielo. Negli Atti dei Martiri si racconta che una madre accompagnava al supplizio il suo figliolo, reo di essersi confessato cristiano. Da una parte era acceso il rogo sul quale sarebbero state bruciate le sue carni, e dall'altro vi era un braciere sul quale avrebbe dovuto offrire incenso agli dèi, agli idoli pagani. E nella folla che assisteva a questo supplizio vi era un profondo silenzio e sembrava che il fanciullo stesse per esitare quando dalla folla si sentì udire la voce della madre che gli disse queste parole: «Peto, fili, aspice, celum». Ti prego, figliolo, guarda il cielo. Ebbene, così deve essere per noi, e questo martire cristiano non esitò, diede la vita per Cristo, non sacrificò agli idoli, conquistò il paradiso. Vedete, per noi è un po' la stessa cosa, anche in questa festa dell'Ascensione, la Chiesa, nostra madre, come questa madre cristiana, ci dice: figli miei, guardate il cielo. Esso vi è stato promesso da Gesù, vi è stato riaperto tramite la sua passione e sofferenza. Oggi lui vi è entrato glorioso, ma è andato a prepararci un posto. Il cielo sarà il prezzo delle nostre lotte, sarà il premio delle nostre sofferenze, e la speranza è che ci anima in ogni momento della vita. Se la speranza di beni incerti caduchi negli uomini può portare a prodigi di coraggio e di forza, cosa non farà la speranza sicura e infallibile del premio eterno? Pensiamo un attimo alle gioie delle anime che entrano in paradiso. Chi potrà mai descrivere ciò? Quando l'anima sarà sciolta dai legami mortali, svaniranno tutte le visioni di morte, svaniranno le tenebre di questo mondo, tutte le cose che ci terrorizzano, ci spaventano qua giù. Chi potrà dire la gioia enorme, irresistibile, grandiosa dell'anima che, se se lo sarà meritato, potrà vedere il Signore Dio? La vastità dei cieli si aprirà per lei e si potrà entrare gloriosa insieme agli angeli in paradiso, e sarà uno spettacolo delizioso. Gli angeli, i serafini, i santi di Dio che canteranno all'amore del Signore, perché quale sarà l'occupazione dei beati in cielo? Amare Dio con tutto il loro cuore, con tutta la loro anima, con tutti se stessi, come dice giustamente Gesù nel Vangelo. Però vedete, quando parliamo del paradiso lo facciamo sempre, come dire, in maniera inadeguata, non siamo capaci di esprimere quello che esso è. È un po' come il balbettare di un bambino che ancora non sa parlare, oppure quel ricco signore che possedeva un bellissimo palazzo e lo voleva vendere, e quindi aveva preso un mattone di questo palazzo e andava in giro per la città mostrando la bellezza di questo mattone per cercare di far capire quanto era bello questo palazzo che lui possedeva e che lui voleva vendere. E quindi dice: guardate questo campione, l'ho scavato dal muro della mia casa, da questa piccola parte voi potrete conoscere la bellezza di tutto il resto. E tutta la gente rideva, lo riteneva per stolto, perché pretendeva di dare un'idea della bellezza della sua casa soltanto mostrandone un mattone. Così è
Per noi, allo stesso modo, per quello che riguarda il paradiso, descritto anche da uomini grandi, illustri, santi, ma è molto meno quello che noi possiamo dire di questo mattone, quindi in confronto al grande luogo, palazzo, che è il cielo. Cos'è il cielo? Vedere Gesù, vivere con Dio. E vedete poi la vita mortale, come dice Sant'Agostino, la vita della vita mortale è la speranza della vita immortale. Vite vite mortalis, spes est vite immortalis. Quando gli israeliti erano in esilio nella schiavitù a Babilonia, piangevano, spargevano le loro lacrime pensando di essere lontani dalla loro patria. E i loro aguzzini dicevano: cantateci, no, a noi dei cantici della vostra città. E loro dicevano: ma come risponde, come potremo noi cantare i cantici del Signore in terra straniera? Per noi non vi è allegrezza lontani dalla patria nostra. Inaridito il nostro braccio e mute le lingue si attaccheranno ai nostri palati, prima che abbiamo a dimenticarci di te, o Gerusalemme. Tutto questo è raccontato nella scrittura. Ebbene, qui vi è una pittura dei desideri del paradiso che devono albergare nel nostro cuore. Il paradiso è la patria, la terra è l'esilio, la terra è il viaggio, la terra è il pellegrinaggio, come noi stiamo facendo quest'oggi, che ci deve condurre alla vita eterna. E questo misero mondo dove soggiorniamo per un certo tempo, che cos'è in confronto a quel regno di gloria? Noi nasciamo per il cielo, eredità di cui Adamo ci privò col peccato originale, ma questo cielo ci viene ridato come patria tramite Gesù Cristo nostro Signore. Il paradiso che era chiuso viene riaperto a tutti gli uomini da Gesù Cristo nostro Signore, e quindi noi andremo, se ce lo saremo meritati, a occupare i posti a noi destinati. Vedete quindi, Gesù nel giorno dell'ascensione è il primo uomo che entra in paradiso. Dobbiamo pensare anche questo. Per tutto l'Antico Testamento, più di 4.000 anni, anche gli uomini buoni, anche gli uomini che avevano meritato la vita eterna, non la potevano conseguire come premio. Aspettavano nell'Ade, nell'imbo dei Santi Padri, la venuta del Liberatore che li avrebbe condotti in paradiso. E quindi aspettavano la venuta di Cristo. E Cristo è il primo uomo, e con lui tutti i santi dell'Antico Testamento, dopo di lui, entrano in cielo. E quindi in questo giorno dell'ascensione lui prende possesso del paradiso. Ebbene, dobbiamo pensare a questo. Il paradiso è un regno, bisogna conquistarlo. Il paradiso è una corona, essa non può posarsi sulla testa di persone indifferenti o tiepide. Essa è il premio che è dato ai servigi di chi ha, si è comportato con valore. E quindi bisogna conquistarlo con i nostri sforzi, come si conquista un castello mediante formidabili assalti. Ecco che San Paolo ci dice: violenti rapiunt illud, sono i violenti, cioè coloro che fanno violenza a se stessi, che conseguiscono il paradiso. Sforziamoci quindi di avere una vita virtuosa, sommessa, rassegnata, piena di amore di Dio e di carità per i nostri fratelli. Questo ci meriterà il cielo. Sopportiamo con pazienza e rassegnazione tutte le amarezze dell'esilio, le croci, i disagi della nostra condizione qua giù sulla terra, perché ogni uomo le ha. Chi di noi non ha le sue pene, i suoi dolori? Ma ricordiamoci, una croce d'oro di legno vale più, cioè quello che vale di più ancora è una corona di spine, perché questa ci merita appunto la vita eterna. E quindi non dobbiamo mai scoraggiarci su questo cammino che ci deve condurre alla vita eterna, e il pensiero del cielo, la speranza cristiana, ci deve animare in ogni momento, perché come dice San Paolo, la momentanea leggera tribolazione nostra procaccia a noi oltre ogni misura smisurato peso di gloria. E i santi giustamente dicevano: tanto è grande il bene che mi aspetta che ogni pena mi è diletto. E San Paolo ancora ci ricorda: non coronabitur nisi qui legittime certabitur.
Certaveric, non sarà coronato che colui che avrà combattuto validamente fino alla fine. Annibale eccitava i suoi soldati al combattimento con queste parole: Roman peremimus, quid ardum videri potest. Andiamo a conquistare Roma, cosa ci potrà sembrare difficile e arduo per questa impresa? E quindi il pensiero del cielo a noi dovrà dare forze e spingerci a faticare per guadagnarlo sempre di più. E quindi San Filippo Neri diceva giustamente queste parole: il paradiso non è fatto per i poltroni. E quindi stacchiamoci dalla terra, viviamo col nostro cuore in cielo e pensiamo quanto è bello, come ce lo dobbiamo meritare, e facciamo tutti gli sforzi possibili per meritarcelo. Ed ecco quindi che, vedendo il cielo, comprendiamo quanto è misera la terra. Alcuni autori spirituali, ecco, che paragonano il nostro pellegrinaggio terreno come a una notte passata in un albergo di infima categoria in confronto a quello che sarà appunto la vita eterna. Quam sordet tellus cum celus aspicitur, quanto è brutta, triste la terra quando si guarda in cielo. Ebbene, stacchiamoci dalle cose di qua giù, diciamo al Signore: Signore, io fui già un servo inutile, se ho fatto qualche cosa, tentando qualche sforzo, lavorando per la vostra gloria, ho pianto le mie lacrime in segreto, ho sperato in voi, non sarò confuso in eterno. Guardiamo quindi il cielo in un mondo in cui viviamo sempre più attaccato alla terra, sempre più materialista, in cui pochi e pochissimi sono coloro che hanno una visione soprannaturale, spirituale della vita, e quindi in cui tutto è orizzontale, neanche più da quelle persone che dovrebbero ricordarci i nostri doveri spirituali ed eterni. Beh, viviamo in una crisi profondissima nella Chiesa, e quindi anche nella Chiesa vediamo ormai questa dimensione orizzontale, e le verità nelle quali hanno creduto i nostri padri, nelle quali crediamo noi, nei quali vogliamo credano anche i nostri figli, sono diminuite dai figli degli uomini. E quindi dobbiamo... però Dio è Dio e Dio non cambia, gli uomini cambiano, gli uomini vogliono vivere come dei senza Dio, ma Dio esiste sempre, Dio darà il premio a chi se lo meriterà e il castigo a chi se lo sarà meritato pure. Quindi cerchiamo di pensare a questo e di vivere in un ordine soprannaturale. Il pensiero del cielo ci animi in ogni momento a compiere al meglio il nostro dovere, perché appunto compiendo il nostro dovere quotidiano di padri, di madri, di figli, di professori, di qualunque cosa facciamo nella vita, sacerdoti, seminaristi, ebbene compiendo poco a poco, bene bene, il nostro dovere quotidiano, che conseguiremo la vita eterna. Sia lodato Gesù Cristo, nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.